Benissimo, allora ci siamo, buon pomeriggio, benvenuti, possiamo iniziare la trasmissione di oggi. Grazie per essere collegati insieme a noi. Allora, vedrete delle opere bellissime, fantastiche anche oggi. Vi ringraziamo per essere sempre numerosi e andiamo subito sul palinsesto che ci terrà compagnia per le prossime 2 ore. Ovviamente vogliamo ringraziare lo staff tecnico, siamo andati già con la sigla e iniziamo da una parete davvero molto interessante. Ecco, vedete, fatta di grandissimi autori. Il direttore artistico sembra stupire sempre di più perché ogni volta che diciamo di voler alzare l'asticella tecnico-qualitativa ci sembra in qualche maniera di aver raggiunto il massimo, salvo poi risuperarla, questa barriera, la settimana prossima. Quindi la seguente, lo vedete anche voi, Gentilini, De Chirico, Sironi. Insomma, partiamo proprio da Gentilini, l'opera numero 7 della prima parete appunto di oggi, Total Black. Eccola qua, meravigliosa opera di cui vi vogliamo parlare in prima battuta. Opera numero 7, parete centrale. Intanto, come sempre, vi invitiamo ad usare i social, a contattare Riccardo, insomma, sia i numeri in sovraimpressione che con il supporto dei vari strumenti che oggi modernamente, insomma, si usano e ci rendono interconnessi. Franco Gentilini, Torretta, Leon Pancaldo, Savona. Opera del 1963. Non grandissima, ma nemmeno assolutamente di piccole dimensioni, anzi, 41x33 di tecnica mista su tela. Allora, un'opera assolutamente inedita che rappresenta un po' l'accento iniziale di questo palinsesto odierno, intitolato al figurativo dei grandi maestri e soprattutto al figurativo che ci fa fare un viaggio dagli anni 30 fino agli anni 60. Infatti abbiamo 30, 40, 60. Quest'opera, per l'appunto, ecco, è un'opera davvero da cogliere nell'occasione istantanea, un'opera degli anni 60, un'opera particolarmente bella, ma che, ecco, è ancora più bella se visionata evidentemente dal vivo. Quindi venitela a vedere compatibilmente con la normativa vigente in questo determinato momento, anzi è meglio comunque che chiamate lo staff per fare una prova a parete da voi direttamente. Ma andiamo avanti e vogliamo farvi mostrare, evidentemente, vogliamo mostrarvi anche le prossime opere, con un ritmo che vogliamo innalzare sin da questa primissima fase iniziale della trasmissione. Ecco, probabilmente una delle opere più belle, una delle opere migliori che abbiamo avuto occasione di poter presentare in assoluto, in questo caso, durante la trasmissione televisiva, durante il nostro format televisivo. Opera di De Chirico, La natura silente ci riporta agli anni 40. Attenzione, lo voglio ripetere, anni 40. Vita silente, proprio il titolo che l'accompagna. Un 40-50, misura perfetta di olio su tela. Opera davvero meravigliosa, pazzesca. Poi ve la faremo rivedere e vedere ancor più nel dettaglio con delle inquadrature che vanno sul micro da parte dei nostri cameraman che sono in sala. E un'opera, insomma, che va apprezzata davvero sin dai minimi particolari. Un'opera per grandi collezionisti, un'opera che renderà grande la vostra collezione. Un'opera che, come la sto vedendo io sullo schermo, dopo averla visionata anche personalmente, posso dirvi anche in questa occasione, anche in questo caso, anche per essa, ecco, che è almeno 20 volte più affascinante, più bella, più gradevole, più smagliante, se ammirata di persona. Quindi non vi fate indirettamente ingannare dalle, per così dire, inquadrature di quest'opera e di queste opere tramite il supporto televisivo. Andiamo avanti. Prossima opera, prima carrellata, davvero molto veloce e vediamo di cosa si tratta. Per chi evidentemente ha seguito i primissimi secondi della trasmissione di oggi, già l'ha intravista. Un'opera molto attesa, ha visto il riscontro
riscontro che abbiamo potuto denotare nelle mail, nei contatti e nelle considerazioni di pre-trasmissione. Eccola qua. In tutta la sua bellezza, in tutta la sua importanza, scopriamo Mario Sironi. Attenzione, sempre più raro, introvabile e ancorché sempre più importante. Composizione e montagne, si intitola quest'opera che possiamo datare entro la prima metà degli anni 40, un 60-70, quindi importanti anche le sue dimensioni. Tecnica mista su tela, la tecnica di realizzazione, accompagnata dal certificato dell'archivio Mario Sironi a cura di Romana Sironi, al numero 325, barra 20. Allora, eccolo qua, un'opera monumentale, un'opera museale, un'opera bellissima che il direttore della commissione osa definire il capolavoro. Quindi questo la dice lunga, insomma, su quanto sia importante quest'opera nella esecuzione stesso Sironi, per l'appunto. Bene, ok. Allora, Riccardo vi aspetta con i contatti dietro le quinte, possiamo proseguire con le prossime opere. Vi faremo un focus sul figurativo classico, appunto, dagli anni 30 agli anni 60 e poi, possiamo dirlo sin da questo momento, abbiamo a disposizione anche un'altra parete con gli autori dell'arte contemporanea, Schifano, Rotella e Chia, ma se lo chiederete su richiesta, qualora foste interessati, ve la facciamo vedere. Intanto proseguiamo con questo excursus davvero molto, molto emozionante che ci porta a visionare vari capolavori, come per esempio questo di Utrillo. Allora, la Cattedrale della Vergine Nera a Monza, 1937. L'anno di esecuzione di questo ennesimo capolavoro di cui siamo davvero orgogliosi e che impreziosisce il palinsesto del 28 novembre 2020. 50-40 olio su tela. Poi, nella seconda carrellata, diciamo così, sapremo darvi indicazioni ulteriori, maggiori, a maggiore definizione e dettaglio di ciò che sommariamente in prima questa presentazione possiamo e sappiamo dirvi. Intanto, opera numero 4 per collezionisti puri, veri, importanti, opera del 1937 addirittura. Voi sapete, Utrillo, celeberrimo anche e soprattutto per le sue cattedrali, ma è di una bellezza sconcertante. Dovreste vederla davvero dal vivo. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo ancora avanti con un altro grande maestro. Non appena arriverà sui vostri teleschermi, ve ne parleremo. Ecco, il realismo magico non ha bisogno di presentazione, come peraltro riteniamo di poter dire che non ha bisogno di presentazione nessun altro autore di questo programma magico. Ecco, la bellezza, l'importanza, l'eleganza del trappeggio che sta al di dietro di questo vaso di fiori, davvero molto, molto bello. Anni 40 anche in questo caso, un 60-80 le dimensioni, olio su tela, proveniente da una collezione davvero importante, quella di Luigi Ferro di Verona, quest'opera. Ok? Quindi, allora, ce n'è davvero per tutti i gusti, una grande attività di selezione, di preselezione, di presentazione per questo palinsesto che oserei definire quasi davvero da museo e forse fra i più belli in assoluto che ci è capitato, che ci sia capitato di presentare. Possiamo dire le sorprese, e il dirlo non terminano qua. Guardate l'accoppiamento con la prossima opera che siamo orgogliosi di poter introdurre sui vostri teleschermi. Sta per arrivare, è semplicemente e orgogliosamente questa, opera numero 2 della seconda parete. Si intitola Composizione con frutta e l'autore è proprio lui, lo avrete riconosciuto, Ugo Celada da Virgilio. Anni 40, 60-70 le dimensioni,
questo caso la tecnica è quella dell'olio su compensato. È uno tra i più grandi, altresì, del ritrattismo, dimenticato, poi recuperato. Un grande capolavoro, un grande maestro che ci porta anche in questo caso all'incanto del disegno, alla magia della pittura, ma soprattutto, ecco, alla magia del realismo magico, come quello appunto di Gregorio Schitti. Fate bene attenzione, guardiamo anche in questo caso qualche primo dettaglio, guardate la finezza, l'eleganza, soprattutto la maestria nel disegno e nella pittura, che è di un realismo fotografico, e soprattutto, ecco, invitiamo i nostri cameraman poi, in questo caso e anche in anticipo rispetto ai tempi che ci saremmo dati in questi primi 20 minuti di presentazione, a poter dettagliare in questo caso qualche centimetro quadrato di quest'opera incredibile. Basta guardare, ammirare, ad esempio, le trasparenze della bottiglia sul retro, oppure il realismo che accompagna questi acini d'uva, potremmo dire elegantemente, davvero appoggiati sul tavolo. Insomma, vado a ripetere, per chi si fosse sintonizzato solo ora, i nomi di questa prima carrellata di presentazione. Poi, ecco, come ci chiede anche lo staff tecnico, andremo a farvi notare le firme, le etichette, le provenienze su ciascuna delle opere che vi abbiamo testé citato. Gentilini, De Chirico, Sironi, Utrillo, Schiltian e Celada. Scusate, davvero, se è poco, verrebbe da dire. Sono davvero curioso di ascoltare poi sin da subito qualche commento tecnico del direttore artistico, che pure è presente in sala e che potrà raccontarci, come al solito, qualche aneddoto, qualche particolare, soprattutto qualche profilo tecnico in base al quale queste opere sono state da lui scelte e poi messe in trasmissione. Perché queste opere piuttosto che altre, magari, degli stessi autori? Che dire, possiamo intanto donarvi qualche immagine di dettaglio, allora, prima di ripartire per andare a ritroso su quest'opera di Celada. Olio su compensato, ricordiamo, un'opera degli anni 40, un 60-70. Voi sapete, c'è un secolo, e quindi vede tutto praticamente il Novecento, si affaccia agli anni 2000, arriva quasi agli anni 2000, parte da lontano, e si delizia con capolavori che sono esposti ormai davvero tutto il mondo. Arricchisce musei, arricchisce approfondimenti. Viene preso come punto di riferimento, apice, ormai possibile nell'era moderna, come pochi, nell'ambito della maestria del disegno e della pittura. E quest'opera la vogliamo un po' dedicare a tutti coloro che seguendo e che ancora oggi sono appassionati al figurativo, a un ritorno alla pittura, per così dire, fatta di disegno e di realismo, ancorché magari non è facile ritrovarlo a questi livelli, ai livelli per l'appunto di Celada. Ma possiamo ripartire, possiamo tornare, per così dire, con il supporto dei nostri cameraman, anche sulle opere dalle quali effettivamente siamo partiti. Quindi aspetto evidentemente di poter proporre ai nostri telespettatori altre meravigliose immagini delle opere che vi stiamo presentando, magari tornando su Schiltian. Trasmissione televisiva del 28 novembre 2020, dalle 17 alle 19 sul canale 123, poi ecco in differita anche la domenica, sempre dalle 17 alle 19. Allora, a gentile richiesta, ci hanno, dopo il mio annuncio, contattato davvero in tanti, e quindi parete contemporanea, Schifano, Gigli d'Acqua.
Una breve descrizione tecnica, perché ci sono amici che stanno trattando evidentemente quest'opera, hanno attenzionato quest'opera di Mario Schifano, davvero molto caratteristica e caratterizzante, ben identificativa di questo genio italiano che ci ha saputo deliziare, insomma, con dei capolavori un po' a tutto tondo, a 360 gradi. Ecco, siamo andati su Schifano, tanto questo Schifano tipicamente, prettamente degli anni Ottanta, lo vogliamo proporre in questa diretta televisiva, in tutta la sua magnificenza, bellezza, fantasia, in tutta la sua, potremmo dire, anche fantasia cromatica. Guardate le cromie che lo accompagnano, eh? 87 per 117 centimetri, smalto e acrilico su tela, evidentemente con cornice dipinta, così come si verificava negli anni 80, cornice invasa, cornice sulla quale straripa l'opera, l'ingegno, la fantasia coloristica, ecco, di questo immenso autore che continua a totalizzare in tutto il mondo centinaia di migliaia di euro, appassionando i collezionisti di ogni dove. Quindi, dal figurativo degli anni 30, 40, 60, ci siamo spostati ora, grazie per queste inquadrature più dettagliate, per questo volo a planare sulla superficie piana degli smalti di Schifano, ecco, sulla parete invece incentrata sull'arte contemporanea. Teo, Buonasera, dottore, dica pure. innanzitutto bisogna ringraziarsi con i nostri telespettatori perché purtroppo c'è un problema tecnico che ogni tanto salta l'immagine. Stiamo cercando di risolverlo, ma non sarà facile. Quindi se vedete che qualche volta vede l'immagine, ecco come adesso è successo adesso, però rientra subito. Quindi purtroppo c'è un problema tecnico che non riusciamo, i tecnici non riescono a capire cos'è. Per quanto riguarda questo quadro qui di Schifano, che rientra nella parte figurativa dell'arte contemporanea, volevo dire che bisogna prendere in considerazione soprattutto la brillantezza dei colori, perché ce ne sono altri, chiaramente, dei gigli d'acqua, ma questo qui già in particolare i colori dei gigli d'acqua. Adesso metteremo a confronto i colori forti di questi anni 80 con i colori invece tenui degli anni 40, ritorneremo sulla parete, la parete centrale, dove andrai ad approfondire il discorso del Sironi, che è veramente un capolavoro, e dove dai tutte le notizie relative alla provenienza. Ok? Sì, certamente. Allora, grazie. Non avevamo notato problemi tecnici perché a video non ne abbiamo visto nella trasmissione, ma evidentemente le immagini sono davvero ancora molto, molto belle e apprezzabili. Allora, possiamo tornare sulla parete centrale non appena sarete pronti e facciamo un focus appunto su Sironi, su questo capolavoro che era davvero molto atteso e che è arrivato finalmente, del quale evidentemente ne potrete approfittare, eh? Assolutamente. Matteo, Allora, sono pronto, dica pure. per una Prego. richiesta stiamo sul De Chirico. Va bene, va benissimo. Oggi passiamo da Sironi a De Chirico, a Gentilini, a Utrillo, insomma, sembra davvero di star facendo una passeggiata immensa, immersa fra capolavori assolutamente indescrivibili. Allora, questo De Chirico, opera registrata presso la Fondazione Giorgio e Isa De Chirico, abbiamo un'autentica su fotografia rilasciata da Claudio Bruni, e poi la provenienza. Allora, la Galleria Cafiso di Milano, come da timbro sul retro. È un De Chirico con la firma in basso a destra, olografa dell'artista, dell'autore. È un classico De Chirico di una bellezza però disarmante, oserei dire. C'è De Chirico e De Chirico. Questo è un capolavoro che ci riporta agli anni 40 e che questa vita silente in primo piano lascia trasparire tutta la maestosità emozionante, insomma, di cui tradizionalmente e oggettivamente dotata la pittura del grande maestro, del più grande artista
italiano nel mondo. Vedete, ecco, questo è un dettaglio che vogliamo comunque così omaggiarci oggi, vi vogliamo sottoporre. Evidentemente si tratta, dottore, Matteo, di una conferma. stiamo facendo Sì. vedere un'opera simile di De Chirico, che però ha delle particolarità diverse, nel senso che l'opera è nettamente più piccola e è un'opera degli anni 50 e il prezzo, quest'opera ha battuto pochi giorni fa 56.000 euro, 54.000 euro, 56 se non mi ricordo di preciso. Guardate bene la differenza tra la nostra opera e questa. La nostra è un'opera nettamente più grande, più bella e soprattutto degli anni 40. Quindi guardate bene, la provenienza è la stessa, entrambi vengono dalla Galleria Cafiso, quindi guardate bene la differenza. Adesso siamo ancora sull'opera battuta che è stata aggiudicata con presi diritti a 57.000 euro. Chiedete il prezzo al centralino della nostra, che ripeto è nettamente più grande. Sì, esattamente, stavo dicendo appunto confermata, giudicata all'asta 56, quasi 57 mila euro, comprese tutte le spese. Insomma, questa è un'opera evidentemente, come ricordava il direttore artistico, più grande degli anni 40 ed obiettivamente di una eleganza, di una finezza, insomma, che ecco, non teme evidentemente più di tanti paragoni e raffronti. Vogliamo starci un attimino qua perché è un'opera evidentemente centrale di questo palinsesto, di questo programma, dell'approfondimento di oggi, un'opera evidentemente attorno alla quale possiamo dire possono ruotare tutte le altre senza comunque nulla togliere alle opere di cui vi stiamo parlando. Ok, poi dopo qualche dettaglio in più sulla lucentezza di questi chicchi d'uva, su questa frutta che si rivolge in primo piano, salvo poi non nascondere comunque l'orizzonte immenso, con un cielo davvero pazzesco, metafisico, al punto giusto, potremmo dire, che si staglia all'orizzonte, passeremo a Sironi. Ma intanto ci vediamo la bellezza di De Chirico, per chi ne volesse approfittare. Ripeto, opera di bellissima dimensione, 40-50, degli anni 40. Ci mancherebbe ovviamente olio su tela. Chiedete il prezzo, non fatevi, per così dire, trattenere, frenare dal blasone di questo grande nome nel mondo, perché il prezzo deriva, la richiesta deriva da un acquisto lungimirante, da un acquisto tecnico e quindi vi darà l'occasione di poter far vostra quest'opera a condizioni eccezionalmente favorevoli. Ok? Ci stiamo e mi taccio per rendere onore al grande maestro. Su richiesta ci sono degli approfondimenti, delle attenzioni, allora, su questo capolavoro di Giorgio De Chirico degli anni 40. Dicevamo, senz'altro una delle opere più affascinanti e più belle che ci sia capitato di presentare e ci piace traghettare la trasmissione in questa prima mezz'ora proprio su questa natura silente, appunto, di De Chirico. Guardate la Matteo, sua classica Matteo, firma, dica pure, dottore. Matteo, Prego. il De Chirico è stato confermato. Benissimo, allora, siamo davvero molto contenti. Grande trasmissione oggi, con una conferma addirittura su De Chirico. Grazie Riccardo che intravedete e possiamo evidentemente proseguire. Adesso focalizzati un attimo sul Sironi.
che poi lo giro tutte le etichette di Sì, provenienza. senz'altro, senz'altro. Ecco, questo Sironi potremmo dire non è da meno. Voi conoscerete senz'altro questo grandissimo autore che si affaccia al futurismo ma che non ci sprofonda mai totalmente e quindi non intende mai sostanzialmente abbandonare il blasone della pittura classica. In ogni caso, ecco, partiamo per gradi. E dopo questa bellissima sorpresa, con tanti complimenti e congratulazioni, quindi di questa eccellente conferma su De Chirico, andiamo su Mario Sironi. Composizione e montagne si intitola. Quindi ci sono sia le figure umane, evidentemente quasi scomposte in un cubismo o comunque un aspetto neofuturista, e poi delle montagne parte sottostante. Prima metà degli anni 40. 60x70 le dimensioni, tecnica mista su tela. Attenzione, archivio Mario Sironi, a cura di Romana Sironi, numero 325, quest'opera archiviata. Ma importantissime sono anche, come diceva, diciamo, il direttore, come aveva modo di preannunciare anche, importantissime sono altresì le etichette, questo capolavoro davvero spettacolare, bellissimo. Che racchiude e raccoglie tutta la poetica di Sironi, ecco, reca sul retro. Etichette di precedenti, ma anche etichette apposte da importanti gallerie d'arte. A significare, insomma, che quest'opera è una di quelle Matteo, che. Matteo, Prego. adesso lo giriamo, Sì. adesso Riccardo lo gira e facciamo vedere tutte le etichette. Adesso stai molto bene. Ecco qua, eccoci qua. Allora, vedete, abbiamo Mario Sironi, questa evidentemente è un'etichetta che risale al 47 in occasione di una inaugurazione, e poi le proprietà. Vedete, Abbiamo dei un'etichetta proprietari. della Galleria Barbaro per quanto riguarda la mostra, e poi ci sono le etichette di due proprietari che sono stati proprietari di quest'opera. Ripeto, Eccola qua, l'etichetta di Barbaro. l'archivio ci ha confermato tutto e l'opera è super. Vista da vicino ha una caratteristica particolare, che pur essendo un Sironi degli anni 40, non è scuro, come poi vi faremo vedere un altro. È chiaro, cioè, si può mettere a posto, Riccardo. Sono colori molto, molto vivaci, molto belli. Se li vedete da vicino è di questo quadro. Poi vi farò vedere la differenza con un quadro che andrà all'asta fra poco, un po' più grande, molto scuro, degli anni 50, e all'asta andrà 60-70 mila euro. Di questo poi gli chiedo a Riccardo. Ecco, vedete, apprezziamo sempre molto la disinvoltura con la quale il direttore, insomma, artistico sa passare da elementi che denotano la bellezza, no, esecutiva dell'arte ad altri invece relativi al prezzo, all'analisi dei prezzi che accompagnano questi capolavori. Insomma, attenzione, cari amici, questa è un'opera davvero molto, molto importante. Non solo interessante, ma un'opera importante perché è un'opera davvero bella, eccezionale, un'opera di grandi dimensioni, un'opera che, vedete, come diceva il direttore, non è mai troppo scura, differentemente da quanto, insomma, si verifica solitamente con Sironi, un'opera super apprezzata, esposta, che ha una grande provenienza e anche una deliziosissima iscrizione all'archivio. In basso a destra, in arancio acceso, la firma di Sironi. E poi vedete la tecnica esecutiva e realizzativa, non solo la bellezza dei soggetti, ma anche ecco, il fare che scompone sia il colore che la volumetria, quali effettivamente Sironi poi ci ha saputo abituare praticamente nel tempo. Certo, non solo futurismo, non solo macchine, non solo diciamo, figure all'avanguardia, ma una pittura che è sempre ancorata al classico, rimane, vuol rimanere sempre
ancorata al classico. Sironi è unico in questo senso per il suo genere e è davvero importante per determinati aspetti che solo egli sa presentare al mondo. Quindi potremmo dire dal futurismo agli anni della guerra, metafisica al Novecento italiano, dagli anni 30 fino alla pittura murale. Insomma, diciamo un'opera e soprattutto un autore che ha saputo deliziare l'umanità con dei capolavori assolutamente, assolutamente splendidi. Matteo, Prego. adesso facciamo vedere un'opera che andrà all'asta il 12 dicembre, Sì. che è più grande della nostra, ma è nettamente più scura e direi senza dubbio meno bella. Di 70-90 mila euro. Quindi l'opera è più grande, secondo me è meno bella, ma soprattutto è una composizione degli anni 50, mentre quella nostra è degli anni 40. Quindi il fatto di essere un po' più piccola viene bilanciato dall'anno, ma soprattutto dalla qualità della pittura. Adesso avete visto questo, puoi mettermela Stefano per caso in vicine? Ecco, vedete, questa è la stima di 70-90 mila euro. Adesso vediamo se possiamo mettere vicino le due opere, la nostra e quella che va all'asta fra 10 giorni. Beh sì, evidentemente possiamo fare anche questo genere di raffronti. L'opera di cui vi stiamo parlando, che stiamo esponendo in galleria e che stiamo inquadrando sui teleschermi, è un'opera davvero molto carismatica, davvero molto, anche molto luminosa. Vedete? Vedete? Ecco, eccola qua. Vedete la particolarità di quest'opera rispetto poi sostanzialmente alle altre e anche all'altra che sarà presentata appunto anche all'asta. Fate attenzione, lo voglio ripetere perché è un elemento davvero troppo importante per essere sottaciuto. Prima metà degli anni 40, un 60x70 di dimensioni, opera artigianata, opera con una bellissima provenienza, certificatissima, molti timbri, molte etichette sul retro, davvero una storia che trasuda anche nel dietro le quinte di questo capolavoro di Sironi della prima metà degli anni 40. Davvero eccezionale, meravigliosa, bellissima. Ecco, stiamo cercando di offrirvi delle inquadrature, dei canali di approfondimento, delle considerazioni per poter far sì che voi possiate analizzare, apprezzare, approfondire, capire bene e ancor meglio le opere di cui vi stiamo parlando. Opera numero 5, parete centrale. Sironi, questo meraviglioso capolavoro, definito il capolavoro di questo palinsesto da parte del direttore artistico. 60x70, prima metà degli anni 40, tecnica mista su tela. Vogliamo rimanere ancora un po', poi ci sposteremo quando, ecco, si deciderà evidentemente anche sulla base dei contatti che si stanno gestendo in questi minuti di trasmissione televisiva verso le altre opere in questo viaggio favoloso della trasmissione di oggi con il figurativo degli anni 30, 40 e 60. E l'inquadratura chiesta dal direttore arriva, vedete? Eccola. Sulla sinistra del teleschermo, prego, dottore. Potete vedere la differenza? Allora, ripeto, la nostra è più piccola perché è un 60-70, l'altra è 80-100. La nostra è degli anni 40, l'altra è dei 50. Si vede tutto, guardate la differenza di colore, la pennellata. Vedi che Sironi nella nostra opera ha messo dentro decine di colori. Poi non rende la televisione, se vedete qua da vicino le montagne sotto, le vedrete proprio con 10 tonalità di azzurri, di viola, una cosa spettacolare. Questo è un quadro che consiglio ai nostri migliori clienti perché è un quadro che se fosse venduto da qualche galleria storica italiana non
chiederebbero meno di 70.000 euro. Questo ci gioco quello che volete. Chiedete il prezzo e poi, ma soprattutto, senza nessun impegno, guardatelo a casa sto quadro che è veramente bello. Effettivamente non possiamo che apprezzare, ecco, Matteo, le tante tonalità. Prego. Vai sulla chicca di Giudilini, che non è un quadro enorme, ma nemmeno troppo piccolo, e tieni presente che anche questo ha una provenienza super, perché viene dalla Galleria del Navigo di Milano. Sì, benissimo, stiamo parlando di queste pregevoli sfumature di Sidoni, ma ci torneremo. Opera numero 7, parete centrale, ecco la chicca di Gentilini, così come davvero adora oggi definirla il direttore. Quest'opera è molto particolare e questa inquadratura di dettaglio, sin da questi primissimi momenti, ce lo fa capire. Guardate quanto pigmento, quanta materia, quanta maestria, ma anche quanta strana tecnica, tutto sommato, Gentilini impronta su quest'opera del 1963. È un 41x33 in effetti di tecnica mista su tela. C'è una considerazione da fare. È molto, molto più bella vista, ammirata dal vivo. Considerate che le dimensioni sono di tutto riguardo, non è grandissima, ma nemmeno un'opera piccola. È un'opera che riporta la film in alto a destra e la possiamo anche, non appena possibile, dettagliare con il supporto dei nostri camera. Adesso Riccardo la gira, ecco, per far vedere le provenienze, soprattutto il timbro e l'etichetta della Galleria del Naviglio. Del Naviglio di Milano. E allora la facciamo vedere. Storica, tutti lo sapete, no? Che è una galleria storica. Eccola qua. Galleria d'arte del Naviglio, Milano. Vedete, questi elementi, questi particolari. A fianco i timbri sempre della Galleria del Naviglio. Sappiamo tutti che la Galleria del Naviglio è sicuramente stata in quei periodi la galleria numero uno per scelta di quadri di un certo tipo. Di questo piccolo fino a un certo punto, sì, chiedete il prezzo a Riccardo perché sarete stupiti, perché ce n'è un'altra all'asta fra poco, inutile che la faccio vedere, che è 50-60, quindi più grande, ma costa 14-16 mila euro. Chiedete il prezzo di questa. Vi dico già che costa la metà. Chiedete il prezzo, Riccardo, e guardate a casa queste cose qui, perché vedrete la matericità dell'opera di Gentilini, perché la prerogativa di Gentilini è che deve essere materico. La Torre di Savona. Esattamente, la Torre di Savona. Guardate, è un autore che nei decenni, sapete, nasce nel 1909 a Faenza, ma poi, insomma, fin dal 21, agli anni 20, anni 30, anni 40, ecco, scrive delle pagine davvero memorabili, con un crescendo a dismisura, in linea retta, fino agli apici, insomma, di una carriera che poi ha saputo tracciare, evidentemente, punti di riferimento, non solo in Italia, ma potremmo dire anche nel mondo. Ecco, vi abbiamo mostrato l'opera, vi abbiamo mostrato il retro dell'opera, che anche in questo caso denota una storia davvero molto, molto, molto importante e blasonata. Il commento tecnico, i dettagli che cerchiamo di rivelarvi nel corso di questa sommaria presentazione sapranno esservi di ausilio, di supporto, di ulteriore approfondimento per una scelta ponderata quanto più possibile, ecco, nei confronti delle opere che ci piace poi commentare, vista la passione comune che ci avvicina verso l'arte contemporanea e moderna. Un'opera, potremmo dire, direttore, per, ecco, intenditori veri, per collezionisti veri, per gli appassionati, una chicca, che una perla di saggezza attorno alla quale ruota il palinsesto del 28 novembre 2020. Bene, allora, grazie ai nostri cameraman, possiamo, dopo Sironi, dopo Gentilini, dopo le conferme di questa sessione che è davvero molto vivace
davvero molto ben approfondita, se non altro in questa prima ora, in questa prima fase, andiamo ancora una volta su Utrillo. E a proposito di veri collezionisti, di veri intenditori, insomma, qui vi si propone un'opera che capita davvero molto, molto, molto raramente di poter proporre, vedere, ammirare. Allora, il titolo, l'anno e la firma in basso a destra. E poi la micropittura, fino a farci ammirare la luce rossastra che trasuda e trapela dalle finestre di questa cattedrale della Vergine Nera, ecco, di Mambo. Utrillo. Cari signori, arriviamo in questo caso fino al 1937, 50 per 40. Olio su tela. Lo vogliamo ricordare? Ecco, vista la presentazione più di dettaglio di questa seconda parte di questo pomeriggio, pubblicata sul terzo volume del catalogo ragionato delle opere di Utrillo a pagina 186. La provenienza, Marsiglia, dottor Jean Giraud. Ecco, quindi importanti lezioni che si accompagnano evidentemente anche alla storia di questo capolavoro. Beh, l'orgoglio, anche l'emozione, la bellezza di potersi avvicinare a questi capolavori di persona, di poterli ammirare de viso a pochi centimetri di distanza, non capita davvero tutti i giorni. Non vi stiamo parlando di risaputi artisti, autori ormai, come dire, super presentati, banali, con tutto rispetto. Oggi il palinsesto supera ogni asticella tecnico-qualitativa e si porta verso i nomi dei grandi maestri. De Chirico, Sironi, lo stesso Gentilini, Utrillo, Schiltian, Prada. Ecco, cosa desiderare di più? C'è solo l'imbarazzo della scelta. Bisogna giocare con l'elemento prezzo, bisogna regolare il rapporto, bisogna saper capire perché un grande collezionista ha scelto queste opere piuttosto che altre degli stessi autori e perché è convinto che possano piacere al pubblico, ad altri collezionisti, ad amici, ad intenditori veri. Ecco, senza temere smentite, senza rischiare di essere autoreferenziali e retorici, senza fallire. Ma la storia delle conferme delle ultime settimane rende onore e merito, insomma, a chi le ha selezionate per voi negli ultimi mesi, prima che arrivassero. E questo bisogna dirlo oggettivamente. Ecco, questa cattedrale, soggetto, standard per Utrillo, andrebbe visto dal vivo. Con tutto il rispetto del canale televisivo, avendolo visionato anch'io di persona, posso riferire e testimoniare, insomma, che le lucide pennellate fin nel centimetro quadrato, l'effetto visivo che rende questa telecamera è davvero, davvero meraviglioso. Se volete stupirvi, provatela a parete, senza nessun impegno, con una chiamata. Se volete avvicinarvi a quest'opera, fatevela portare. Visionatela a casa vostra, guardatela dal vivo, si ha l'immediata percezione di essere di fronte a un qualcosa che non è comune, a un qualcosa che appartiene a uno di quegli autori davvero unici a livello internazionale. La pubblicazione di cui vi parlavo poc'anzi. Utrillo, vedete, la cattedrale della Vergine Nera, 1937, olio su tela. Sulla parte mediana della pagina a destra, appunto, l'opera che raffigura il capolavoro di cui vi stiamo parlando oggi. C'è soggetto e soggetto. Riteniamo che quest'opera, ecco, sia fra le altre particolarmente bella. Semplicemente particolarmente bella e soprattutto è dotata di innumerevoli dettagli. La potremmo zoomare all'infinito e ogni riquadro, ogni micro riquadro
che i nostri autori, che i nostri cameraman volessero andare a dettagliare, potrebbe essere, ecco, vedete, come in questo caso, un'opera a sé stante. C'è un cielo bellissimo, meraviglioso, che non è possibile ammirare. E poi vedete, ecco, grazie a questo dettaglio, si cominciano a intravedere le migliaia, le centinaia di migliaia di micropennellate, di dettagli, come solo Trillo sa fare, con i quali sono stati resi dei particolari incredibili, incredibilmente veritieri e soprattutto eleganti, soffici, profondi. Guardate la profondità di queste finestre, attraverso le quali è già possibile vedere i drappeggi, le luci accese. Come peraltro potremmo dire del bellissimo giardino che è antistante la cattedrale stessa. Allora, ripeto, con l'assist su Utrillo e di Utrillo, i nomi super blasonati che affollano il palinsesto di oggi. Siamo partiti evidentemente da Gentilini, passando per De Chirico, ancora su Sironi, su Utrillo, appunto, Schiltian e Celada. Salvo ritornare sulla parete, potremmo dire seminascosta, sulla quale abbiamo curato un approfondimento su Schifano, quindi sul figurativo potremmo dire contemporaneo. Ma qui, cari amici, ci stiamo spostando addirittura dagli anni 30 fino ad arrivare non oltre gli anni 60. Questa cattedrale è del 1937. Schiltian. Prego, dottore. Matteo, Matteo, Prego. non mi sente? Prego, prego, dottore, la sento. Ti volevo dire, adesso, questi due che fai vedere sono tutti e due esponenti del cosiddetto realismo magico. Sì. Uno di origine russa, un altro italiano. Ugo Gelada, che poi prese il nome da Virgilio, ha fatto la sua prima biennale di Venezia nel 1920, dopodiché ne ha fatte altre. È stato dichiarato dalla giuria, che a presidente c'era un francese, come artista del momento italiano. Io dico ai nostri telespettatori, state attenti su Ugo Gelada, perché succederà la stessa storia che è successa a Schiltian e a Rosario, cioè artisti che erano stati dimenticati, poi hanno preso grande commercio, quindi il mercato gli ha dato ragione. Ricordiamo Schiltian, ricordiamo Usellini, ricordiamo Donghi, ricordiamo Cagnaccio di San Pietro. Questi erano tre artisti che fino a 2 anni fa la gente non ne voleva, non conosceva bene. Di tutto questo realismo magico, l'unico che ancora si può comprare a un prezzo giusto, che sicuramente fra un anno costerà molto di più come gli altri, è proprio Ugo Gelada da Virgilio. Guardatelo bene e mettetelo a confronto con Schiltian e chiedete il prezzo al centralino. Grazie. E così vedete, come diceva il direttore, sono riusciti addirittura ad avvicinare questi due grandi maestri del realismo magico, uno a fianco all'altro. È riuscito anche in questo, potremmo dire. E questa bellissima operazione ci rende oggi possibile poter ammirare, vedete, la lucentezza, la luce, la maestria, l'eleganza, la perfezione con la quale questo grande autore, questo ritrattista poi immenso che ha fatto storia, è capace di raccontare le trasparenze, le vere immagini che la natura ci riporta. Ma soprattutto ecco questo dettaglio di vetro che con una sovrapposizione cromatica molto semplice, quanto quasi impossibile ad una mano non esperta, e soprattutto non di un grande maestro come Celada, riesce a rendere l'inverosimile concetto della trasparenza vitrea. E poi il
colori naturali, i colori della natura, i colori della perfezione quasi fotografica con la quale Celada ci racconta il realismo magico introdotto nel commento tecnico anche dal direttore artistico. Opera degli anni 40, 60x70, olio su compensato. Ugo Celada. Ci fermiamo 30 secondi. Allora, bellissime queste inquadrature di questo capolavoro di Celada. Diceva il direttore: non lo dimenticate, approfittatene ora quando è ancora acquistabile. Torna, è tornato dopo essere stato un po' dimenticato, ancora costa poco. È uno dei grandi maestri in assoluto, è un grande esponente. Come raramente possiamo dire accada del realismo magico, vale a dire di quegli autori che sanno essere perfetti come una macchina fotografica. Celada si articola con immense e tantissime opere in tutto il secolo scorso e si avvicina per maestria a Schiltian, che pur abbiamo, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Uno Schiltian, questo meraviglioso, potremmo dire già celebre, celeberrimo, con una firma autografa in basso a destra che riporta il nome Schiltian. Voi sapete si autografava o Schiltian o Schiltian, il grande maestro. Soggetto meraviglioso, il drappeggio sul retro non da meno. Fa un po' il duo, la combine con un'altra opera che viene finemente esposta presso il Museo Palazzo Ricci di Macerata, dove sul retro pure di un elemento floreale vediamo lo stesso drappeggio. Quindi chiedete il prezzo di queste opere meravigliose, riconducibili a questi autori davvero, davvero magici. Ugo Celada non ha bisogno di presentazione, come non ce l'ha nemmeno Schiltian. Ma come peraltro nemmeno gli altri autori di questo programma, di questo palinsesto, che ha quasi del pazzesco, del miracoloso oggi. Sembra quasi inverosimile di poter, nel contesto unico di una sola trasmissione televisiva, presentare, ecco, autori di questa fama, di questa importanza e con questa unica concentrazione.
Chiedete il prezzo Matteo, di quest'opera. Prego. Prego, abbiamo dottore. su richiesta dello Stato il Sironi, centro della parete principale, dove prima c'era il De Chirico che è stato confermato, e perché vogliamo far vedere la vicinanza di colori tra Sironi e Gentilini. Sono due periodi diversi, perché Sironi è del 40 e Gentilini è del 60, ma hanno più o meno la stessa scuola. Quindi guardate bene questi due, questa inquadratura che adesso fra poco Stefano vi porterà e vedrete questo discorso qui. Adesso siamo in Sironi, andiamo a Sì. inquadrare i colori del Sironi. Sì, davvero sono dei colori davvero, guardate, molto molto belli. Voi, lo ripeto per chi si sintonizza sempre un po' in ritardo oppure non avesse seguito la trasmissione precedentemente, insomma, c'è una grossa, Ecco, Matteo, adesso componente. l'hanno ripreso insieme. Chiaramente siamo da lontano e non è facile vedere bene l'assonanza di colori, però per far vedere. Adesso ritorneremo sul Sironi e poi sul Gentilini, per poi passare alla parte. Sironi e Gentilini. Sironi a sinistra, schermi, da Gentilini anni 60 a Sironi prima metà degli anni 40. Autori meravigliosi che giocano con le tonalità cromatiche. Gentilini con la sua tecnica mista su tela ci parla della torretta di Savona. Il Sironi invece nella sua scomposizione semifuturista, sia di soggetti in alto a sinistra, figure umane che si affacciano all'orizzonte, in basso le montagne che potrei definire quasi, quasi metafisiche. Insomma, un grande autore anch'egli. Vi abbiamo mostrato il retro con le etichette, la storia, ma soprattutto le provenienze che impreziosiscono questi capolavori. Torniamoci ancora una volta, notate la bellezza e la luce, la lucentezza, se volete, di quest'opera. Aspetto atipico su Sironi, ma soprattutto, ecco, notate, oltre al fare materico, alla scomposizione volumetrica e dei colori, proprio le tonalità cromatiche, la coloristica. Guardate la bellezza dei colori sulla seconda fascia, quella medio-bassa dell'opera di oggi. E il bagliore di luce che porta l'arancio della firma olografa di Sironi stesso, in basso a destra. Opera, ve lo ricordiamo, lui non fa tecnica autocelebrativa, ma opera che il nostro direttore artistico definisce il capolavoro di Sironi. Non perdete l'opportunità di cogliere questa occasione su questo capolavoro che è aggiunto in galleria e che siamo certi andrà a rendere felice, speriamo, in questo caso, ecco, i nostri più grandi amici, gli amici della galleria, coloro che sono più affezionati, coloro che ci seguono costantemente, coloro che evidentemente, ecco, stanno apprezzando anche il contesto di questa ennesima trasmissione televisiva. Quali sono gli autori che impreziosiscono il format di oggi? Ugo Celada, Schiltian, per quanto concerne il realismo magico, Utrillo, l'artista internazionale per eccellenza, con una sua classica raffigurazione di una cattedrale storica francese in questo caso, e poi Sironi e Gentilini, dopo le conferme che hanno caratterizzato la trasmissione di oggi. Torniamo su Gentilini, su questa Torre di Savona, opera numero 6, tecnica mista, una chicca, una perla.
di un autore che, come pochi nei decenni, dalla Biennale di Venezia, la Quadriennale di Roma, fino alle esposizioni più importanti che sul territorio nazionale, ma anche internazionale, si siano, saputo percorrere dagli anni 20 in poi, fino a giungere praticamente alle soglie, ecco, degli anni 80 e 90, dei capolavori bellissimi, stupendi, con un crescendo Matteo, pazzesco. Prego. dobbiamo scusare con i telespettatori, ma purtroppo oggi abbiamo questo problema tecnico che l'immagine ogni tanto salta e scusateci, ma non riusciamo a metterlo a punto. Adesso faremo inquadrature specifiche in modo tale che anche se salta qualcosa possiate vederli bene i quadri. Evidentemente c'è qualche problema proprio a livello nazionale sulla rete di trasmissione per quanto riguarda le emittenti televisive, ma non c'è nessun problema, riusciamo a seguire comunque il filo del palinsesto in ogni caso ed in ogni modo. Attenzione, chiedete informazioni, approfondite, chiamate, scrivete. Fate e ponete le domande, ci mancherebbe altro, su qualsiasi tipo di dubbio, di ulteriore delucidazione, ma evidentemente anche su aspetti che non abbiamo potuto dire, ripetere, sottolineare, perché sono a vostra completa disposizione grazie al supporto di Riccardo, stesso direttore artistico. A questo punto vi facciamo rivedere ulteriormente il Sironi, vedete da Gentilini a Sironi e poi ecco, passeremo a ripercorrere palinsesto, magari tornando, come diceva poc'anzi il direttore, sulla prima parete, quella dedicata al figurativo contemporaneo. Ma qui si staglia in tutta la sua bellezza, questo inedito, appena arrivato, freschissimo capolavoro dello stesso Sironi. Prima metà degli anni 40. Adesso Matteo passiamo sulla parete contemporanea, il numero 8. Sì, bene, infatti avevamo un po' preannunciato questo, andiamo sulla parete figurativo contemporaneo, allora opera numero 8, se non sbaglio, ecco qua, quindi su Kia, a meno che poi non vogliano rivedere il Rotella e lo Schifano, ma questo Kia ci riporta ad un figurativo senz'altro più recente. A quella famosa transavanguardia alla quale molto spesso si appella anche il direttore e che dice tornerà prepotentemente in tutta la sua importanza storica e artistica. Quindi deliziatevi anche dell'idea di poter confermare un'opera come questa. Peraltro, guardate. Un metro e 10.
1,45 m per 1,10 m, olio su tela. Avete capito bene, 1,45 m per 1,10 m. Soliti spesso declamare, approfondire, citare la bellezza dei colori di questo soggetto in un paesaggio bucolico, ma fatto anche di drappeggi, vedete? Un ambiente insomma sia naturale ma anche leggermente astratto, forse aurore boreali, forse drappeggi, forse un sogno che come percuote dipinto, pitturato. Da Sandro Chia. Il pastore con la classica effigie, bellissimi sono gli azzurri, i verdi, gli aranci, ma anche le sfumature. Transavanguardia, anche essa presente nel programma di oggi. Opera numero 8, prima parete, quella del figurativo contemporaneo. Oggi il figurativo la fa da padrone. La settimana scorsa il focus su Schifano, ricorderete. Oggi il figurativo delle grandi firme. In basso a destra Chia, grandi sono le dimensioni, in questo caso 1,45 m per 1,10 m. 1,45 m per 1,10 m. Se siete d'accordo, ecco, delizieremmo i nostri telespettatori poi anche di un'altra opera, una delle tre, l'altra delle tre opere, insomma, che appartengono a questo comparto, quello della celeberrima parete avorio, la parete chiara, che il direttore usa per delle parentesi, per dei focus di approfondimento all'atere, che esulano un po' dal palinsesto principale. Allora andiamo a vedere Rotella. E ringrazio i cameraman che stanno facendo un lavoro pazzesco, di persona e anche da remoto, nonostante le bizze dei canali televisivi sul territorio nazionale di oggi. Ecco, Mimmo Rotella, non ci facciamo mancare nemmeno una tecnica completamente diversa in questo caso, quella del decollage, che ovviamente ci riporta su Rotella. Ambiziosi collezionisti di quest'altra perla di saggezza, davvero un po' fuori dal coro, sanno di cosa stiamo parlando. In questo caso, per l'appunto, di un Mimmo Rotella del 2001, cabaret, 1 m per 70 le dimensioni, decollage su tela, autentica dell'artista su foto, opera in corso di archiviazione. E le dimensioni sono imponenti, praticamente perfetto lo stato di conservazione e il soggetto, beh, insomma, parla da sé. Schifano, giusto per usare un'assonanza anche terminologica su ciò che stiamo vedendo. I gigli d'acqua su questo sfondo di verde, ma di un verde che solo, permettetemi, Schifano. Con le colature, sfumature, anche con la pittura materica, a tutto tondo, ha saputo donare al mondo. Ecco, richiestissimo, ricercatissimo, davvero molto, molto desiderato e voluto, smalto e acrilico su tela, con la cornice dipinta. Una meraviglia, una Ecco Matteo, meraviglia. stiamo qui per 5 minuti, fai una pausa, poi torneremo sulla parte centrale perché le richieste sono soprattutto sulla parete centrale. Quindi stai qui per 5 minuti. Benissimo, se lo merita quest'opera, in effetti, se lo merita davvero. Andate a vedere quanto continua a totalizzare Schifano in giro per il mondo. Che cosa sta avvenendo e che continua ad avvenire su Schifano? Uno dei grandi nomi è il Ricorda suo. Matteo che questa Sì. settimana, no, settimana, ieri da Ecco. Sotheby's a Milano un'opera di Schifano ha fatto 750 mila euro. Stiamo attenti su Schifano. Appunto. Oggi è tutto visibile, no? È tutto a
a fruizione di tutti. Quindi, evidentemente, potete ricercare, confrontare, confermare queste notizie, condividendo questa grande passione con noi, andando a riscontrare le parole che stiamo dicendo, no? Con il canale mediatico di internet. Quindi, ecco, 650-700 mila euro per un'altra opera totalizzata in Sotheby's, in una recentissima asta. E quindi Schifano è ancora capace di questo, ma lo sarà per sempre, ormai consegnato alla storia. Matteo, sei più... Prego. Sono 780.000 euro. E l'asta è di ieri, no, leggendissima, ieri proprio. Grazie, esatto, 780 mila euro, un'opera confermata all'asta ieri di Schifano. Quindi pensate alle soddisfazioni, pensate alla bellezza, pensate all'importanza nel mondo di questo artista, di questo autore. 780 mila euro. E quindi, pazzesco. Allora, quest'opera di cui vi stiamo parlando appartiene a una delle classiche opere di Schifano degli anni Ottanta, parla come poche altre davvero fortissimamente di Schifano. Ovviamente, ecco, in questo caso la richiesta non è nemmeno paragonabile a quello che ha totalizzato l'opera, diciamo poi all'asta, ma sarebbe interessante poi capire, vabbè, le dinamiche dei prezzi, per capire poi le soddisfazioni che si possono arrivare ad avere con Schifano. Comunque, 87 centimetri per 1,17 m. Autentica su foto della Fondazione Mario Schifano. In questo caso abbiamo quindi Fondazione Mario Schifano di Milano. Ci stiamo ancora un po' con questa inquadratura frontale, così come piace al nostro direttore. Facciamo una pausa. Matteo. Sì, prego. Matteo. Prego, dottore, dica pure. Prego, prego, dottore, la sento. La sento, dottore, dica pure. Sì, la sento, la sento. Dottore, la sento. Matteo. Sì, la sento, Ah, io non ti sentivo più. Allora, la sento. volevo Eccoci qua. dire che puoi avvertire i nostri telespettatori che domani in replica questi problemi non ci saranno. Quindi domani di orari della replica e i problemi purtroppo tecnici di oggi non ci saranno. Benissimo, senz'altro, senz'altro, grazie, grazie per la comunicazione. Appunto, avrete notato qualche problema tecnico nel corso della diretta di oggi, però, come sapete ormai, dalle 17 alle 19, in differita anche di domenica, la trasmissione di oggi, quindi la potete rivedere domenica 29 novembre dalle 17 alle 19, sempre sul canale 123. Quindi, scusandoci evidentemente per i disguidi tecnici che non dipendono da noi nel corso della diretta di oggi, ecco, domani comunque non ci saranno. Quindi, ecco, sarà possibile ammirare la trasmissione in tutta la sua bellezza, non offuscata dalle defiance tecniche extra televisive. Bene, Schifano, anch'esso nel dettaglio è opera nell'opera. Passa dalle sfumature alla pittura materica, intuendo poi questi
prima di molti altri, ecco, l'idea di questi cerchi di mille colori, questi segni, vedete, ecco, vedete, guardate il verde, guardate le sfumature sul verde, lui da genio puro per rompere gli schemi, mentre chiunque altro si sarebbe soffermato alle sfumature già molto belle di questo capolavoro, sopra ci pone la materia scomposta di questi tubetti di vernice e entra sostanzialmente a far parte di quegli autori che sanno sempre e comunque impreziosire e rompere gli schemi con gli astanti. Detto questo, non appena siete pronti, potremmo riportarci sulla parete centrale, la parete dove oggi abbiamo creato sconquasso, evidentemente, dove abbiamo saputo stupire i gentili telespettatori. Quindi noi siamo a disposizione della regia, che già, ecco, puntuale, ci fa tornare su gentili. Sironi, opera di Sironi, lo ricordo, prima metà degli anni 40. Avete già visto Gentilini 1963? Il De Chirico confermato, e poi l'altra parte con Utrillo ed il realismo magico con Schiltian e Ugo Celada. Ma rimaniamo qui perché ce lo chiedono, perché ci sono tante richieste e fortuna. Evidentemente significa che l'arte ancora viene recepita, capita, compresa. L'arte, quella che conta, quella fatta dai grandi nomi, eh? Come questa che vado a ripetere per l'ennesima volta, opera prima degli anni 40, un 60x70 di Mario Sironi, composizione Montagne, il titolo, tecnica mista su tela. Archivio Mario Sironi, più di così. Più di così, allora, più di così le etichette sul retro. Le precedenti proprietà, poi le gallerie che hanno posseduto quest'opera, salvo poi evidentemente esporla nelle più importanti sessioni di approfondimento. Capolavoro meraviglioso di Mario Sironi. Bene, a questo punto ci chiedono di reinquadrare l'opera numero 7 di Gentilini. Su questi autori è davvero molto importante quello che sta avvenendo e ci complimentiamo con chi sta seguendo la trasmissione, perché evidentemente dall'altra parte abbiamo interlocutori davvero molto, molto preparati, competenti, che sanno l'importanza delle opere che vi stiamo presentando, eh? Quindi la facciamo rivedere, eccola ancora una volta. L'opera di Gentilini, pazzesca, pazzesca anche questa, davvero molto, molto, molto interessante. Eh? E seguite anche i consigli del direttore, che possiamo dirlo, ci prende sempre da ormai collezionista
un'esperienza ultra decennale. Pensate, sin da quando potremmo dire era bambino, ecco, aveva questa passione smodata per le opere d'arte, per l'arte, per la pittura, e fortunato lui ha saputo e potuto approfondirla, salvo poi, ecco, mettere a fattor comune questa grande esperienza, selezionare a monte per dire con il canale della trasmissione televisiva: secondo voi può piacervi? Ho fatto bene a trovarla? Faccio bene a proporvela? L'acquistereste? Vi manca? E è bella per questo, questo, questo e quest'altro. E vi spiego perché il prezzo è super conveniente. Andate a paragonarlo con altre opere, magari dello stesso anno, dello stesso autore. Notate le totalizzazioni all'asta. Ecco, è un gioco di collezionismo che talvolta, insomma, ci rende davvero felici anche sul piano della rivalutazione postuma e della capitalizzazione di ciò che si acquista. Oltretutto, ecco, l'arte è bella per questo: a prescindere dai prezzi, dalle rivalutazioni, è bello muoversi per casa ammirando opere che sono state create da geni della fantasia e che abbelliscono i nostri spazi. Matteo, adesso facciamo vedere un'opera di Gentilini che andrà all'asta 10 giorni, che è poco più grande della nostra. Eccola, sì. Guardate la stima. Allora, stima di partenza. Benissimo. 14 Beh,16.000. non rimane che chiedere il prezzo di quest'opera nostra, insomma. No, ma ve lo dico subito il prezzo. La nostra costa praticamente la metà. Ecco, quindi Hai capito, Matteo? quest'opera qui, che adesso vi stiamo inquadrando e che abbiamo inquadrato dall'inizio della trasmissione, possiamo dirlo, dottore, qual è il prezzo definitivo? Costa 8.000 euro. 8.000 euro. Dopo avervi fatto notare un base d'asta 14-16.000 per un'altra opera di Gentilini che andrà all'asta nei prossimi giorni, ecco, vi rivela il prezzo di questa. Praticamente la metà del base d'asta, 8.000 euro. E si ha un Gentilini che riporta la Torre di Savona all'interno di casa vostra. Che misure ce le chiedono? Le ripetiamo: 41 per 33, 1963, tecnica mista su tela. Ricante sul retro l'etichetta e timbro della Galleria del Naviglio di Milano. Quindi, come dire, una provenienza altresì più che certificata, più che blasonata, più che importante. La tecnica mista in tutta la sua di Gentilini si offre al vostro sguardo e alla vostra valutazione. Eccola, eccola qua, è davvero bella, eh? La definita subito la chicca del palinsesto di oggi, direttore, e questo è davvero molto, 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 molto interessante questo. Ritorniamo un Prego, attimo al dottore. capolavoro di Fironi. Ma io come faccio a convincervi che questo qui è un capolavoro? Dovete vederlo da vicino. È un capolavoro, credetemi. Allora, lo facciamo vedere. Grazie Stefano, eccolo qua. Io l'ho sentita dire: se non si conferma lo prendo e lo porto a casa mia, perché lei appena lo ha visto è stato un amore a prima vista, ecco, scusate il gioco di parole, è stato selezionato e voluto fortissimamente, perché è davvero, perché secondo te quest'opera è un po' un'opera fuori dal coro, si distingue dalle altre, è così, deve essere così
così ricercata, così confermata dai nostri telespettatori. Insomma, guardate il gioco di colori che poi evidentemente la caratterizza e appena avrà modo saprà dire appunto la sua opinione su questa sollecitazione che gli stavo facendo. Vedete? Guardate, non capita davvero tutti i giorni di poter ammirare un lavoro di questa qualità, questo studio, questa proprio come è stata definita scomposizione del colore. Guardate, entrando nel dettaglio, quello che significa poter, guardate, poter ammirare un qualcosa che è davvero raro, poter esibire anche in pubblico a questo punto. Sironi è sempre più raro, perché chi ce l'ha evidentemente oggi se lo tiene. Prima metà degli anni 40, eh? Quindi, insomma, Matteo, l'opera è l'opera grande, molto è molto così appunto. datata, primi anni 40, bellissima, perché è più chiara del solito Sironi e poi c'ha delle provenienze dietro sulle etichette che avete visto prima che sono incredibili, puoi anche dire, Matteo. Sì, le provenienze, e non a caso possiamo dire, ecco, ha e è dotata di certe provenienze, vedete? Allora, ma ve ne ricordo alcune, insomma, la proprietà Medici, poi quella di Alberto della Ragione, e poi la Galleria Vittorio Barbarù, opere d'arte di Milano, ancora la Galleria Pagani. Vedete, sono delle etichette, dei timbri che ci parlano di frammenti di storia di questo grande capolavoro, dai proprietari alle gallerie, tutto certificabile e presente sul retro, con una tela invecchiata di 80 anni che ci racconta la storia blasonata di questo capolavoro. Davvero molto 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 bello. Voi sapete, Sironi nella sua specificità, nella sua particolarità, è unico e nel suo genere è stato l'unico a voler rimanere ancorato alla pittura classica, ma affacciandosi anche al futurismo e alla scomposizione delle figure. E questo lo si vede tutto anche in questo soggetto che vi stavo proponendo. C'è sia la pittura classica, ma anche l'affaccio su ciò che sarebbe poi stato sviluppato più prepotentemente dai futuristi stessi. Sironi è un artista a 360 gradi, influenzato, ma anche fortemente ancorato su determinati aspetti di provenienza. E poi, ecco, la sua mano, il suo disegno, la maestria con la quale gestisce le colorazioni sono davvero di una bellezza insueta. Rimaniamo qualche altro istante, sappiamo che i contatti sono tanti, chiamate, scrivete, usate i social e aspettiamo nuove determinazioni per proseguire nell'ultimissima parte di trasmissione televisiva di oggi. Matteo, abbiamo avuto una telefonata dal nostro cliente, un amico, che è un grandissimo collezionista e estimatore esperto di Sironi. Ci ha fatto i Sì. complimenti per l'opera e ha definito quest'opera buonissima e difficilmente reperibile di questa qualità in questo momento sul mercato. Ringraziamo il nostro cliente che non fa altro che avvalorare quello che avevo detto prima. Vedetela da vicino l'opera. Ecco, sì, infatti, allora, come dire, delle apprezzatissime conferme pervengono anche da altri colleghi, altri cultori della materia, che ci deliziano, ecco, con dei saluti, con delle chiamate in diretta televisiva per confermare tutto sommato quello che vi stiamo un po' raccontando, quello che stiamo dicendo, no? Sulla particolarità e sulla bellezza, sull'importanza, tanto, di quest'opera di Sironi. Ci stiamo.
Ci rimaniamo ancora un po' e la facciamo vedere in tutta la sua bellezza allora a chi ci sta seguendo. Abbiamo una richiesta per l'angolo Sì. sulla destra. Terza parete, dopo la parete centrale, La allora andiamo a quarta. vedere la bellezza di Utrillo sulla parete di destra. E ovviamente, eccola qua. Ancora più bella questa inquadratura, secondo noi, secondo me, secondo il mio modesto parere, insomma, è bella tutta l'opera, nella sua complessità e nella sua totalità, ma dovreste vedere come è stato dipinto il cielo, questo cielo azzurrino che sovrasta delicatamente la cattedrale. E soprattutto dovreste vedere l'effetto della luce rossa che fuoriesce dalle tante finestre che pure architettonicamente fanno parte del comparto strutturale della cattedrale. Una prova di bravura che raramente si riesce a poter ammirare su di un'opera presentata in televisione. Non ci si può rendere conto che le inquadrature sono disturbate anche da riflessi inevitabili dei fari, delle piantane, insomma, del set televisivo dal quale dobbiamo evidentemente operare, ma anche dal vetro, dalle teche che poi conservano queste opere, ma viste dal vivo sono di una bellezza incredibile e molto, molto, molto maggiore di quanto non si possa vincere. Matteo, l'opera Prego. che è pubblicata innanzitutto a Catalogo Generale è stata confermata. Benissimo, allora siamo davvero contenti anche di questo ulteriore aspetto. Benissimo, andiamo avanti. Allora, con ciò che resta di questo palinsesto di oggi, e ci piace ritornare su Scildia. Vedete ciò che resta, ciò che incredibilmente potremmo dire ancora resta disponibile. So indirettamente e per sommi capi a quanto ammontano le richieste di queste due opere. Ovviamente non posso riferirlo, non potrò farlo, dovrete contattare e dovrete farlo il direttore Riccardo stesso che saprà darvi tutte le delucidazioni. Ma vi posso dire, trattandosi di Schiltian, uno dei più grandi pittori del realismo del Novecento, così come anche di Ugo Celada, che rimarreste assolutamente sorpresi. Sorpresi della semplicità con la quale potrete avvicinarvi ad autori del genere, di tal fatta, di questo blasone, di questa grandezza, di questa importanza. Quindi, opera numero 2 e numero 3 sulla terza parete. Inevitabilmente riposti vicino uno all'altro, questi due grandi artisti ci dicono che cosa significhi saper disegnare e dipingere. Come se la mano fosse una moderna macchina fotografica capace di immortalare semplicemente con una fedeltà assoluta la realtà. Guardate. Quindi il filone del realismo magico può entrare a casa vostra. Su queste dimensioni, con questa portata. Vi stiamo facendo vedere un'opera di Ugo Celada, da Virgilio, intitola Composizione con frutta anni 40, delle dimensioni di 60 per 70 centimetri, olio su compensato. Diceva il direttore, ancora è acquistabile. Su Celada si parla di incanto del disegno e di magia della pittura. È diventato poi ritrattista, come sappiamo tutti, della Milano Bene, ma dopo un periodo evidentemente in cui è stato un po' dimenticato, torna prepotentemente alla ribalta, non poteva essere così.
e incanta ancora il mondo con la sua tecnica di una bellezza assoluta. Ancora costa poco. Evidentemente è un'opera da museo. Ci sono musei dedicati, come sappiamo tutti, a Celada, esposto in tutto il mondo. Difficile poter reperire nel mondo oggi un realismo magico di questa portata, se non in questi autori come Celada, come Schiltian e come pochi altri. Ecco, vedete, Schiltian sembra quasi gareggiare, no? Bonariamente con Celada. Qui i nostri tecnici vi potrebbero, questo gran lavoro che hanno fatto oggi, inquadrare tanti micro dettagli che fanno poi grande l'opera. E vedete, lo fanno subito. Guardate le ombre delle foglioline. Guardate in basso a destra, addirittura, ecco, piccolissimi petali che stagliano la loro ombra sul ripiano, questo drappeggio appoggiato sul piano e poi la firma. Quindi a divertirsi sia sul panno accigliato che sul drappeggio ben ordinato sul retro, sui petali sui quali potrebbe posarsi ancora oggi, magari confusa, un'ape, un insetto. Tanto è realistico l'effetto, il complessivo effetto di bellezza che donano questi fiori e la maestria, insomma, di quest'opera, di questo autore, che ricordiamo ci fa arrivare fino agli anni 40 in un 60 per 80 di olio su tela, provenienza collezione Luigi Ferro di Verona. Che dire? Se non si conferma il figurativo con queste firme, su questi format, con questi brand, davvero conosciuti in ogni dove a livello internazionale, beh, allora evidentemente c'è un problema di partenza congenito a questo punto dello stesso figurativo. Ma vogliamo pensare che non sia così, assolutamente. Ottimo. Benissimo. Rimango ancora un po' su Schiltian. Tanto volevamo ringraziare il grandissimo lavoro che come al solito fa Riccardo, ma soprattutto ecco, il complesso diciamo, delle varie maestranze che rendono possibile l'approfondimento televisivo settimanale. Di sabato in diretta televisiva dalle 17 alle 19, domenica sempre dalle 17 alle 19 e poi potrete evidentemente con deviazione di chiamata un po' a tutte le ore. Contattare e ricontattare Riccardo a piacimento per qualsiasi tipo di ulteriore delucidazione. Rimaniamo ancora 2 minuti qui, poi 5 minuti su Schifano e chiuderemo negli ultimi 10 minuti la trasmissione praticamente da dove abbiamo iniziato. Social a completa disposizione, realarte.it, internet, scrivete anche le mail. I social, come dicevamo, il telefono, ci mancherebbe altro. E veniteci a trovare appena possibile, oppure chiedete di venirvi a trovare con opere che possono essere anche opere di altri autori, altre opere di altri autori pure presenti, perché no, a
all'interno del comparto galleristico a vostra disposizione. Prego, dottore. Allora adesso andiamo schifando 5 minuti e poi chiudi sulla parete centrale, sul Gentilini e sul Sironi. Io vi devo salutare, ringrazio l'attenzione, mi scuso di nuovo per problemi tecnici, vedrete che domani non ci saranno. Ringrazio tutti e alla prossima trasmissione che vi sveleremo la settimana prossima. Grazie e arrivederci. Noi ringraziamo lei, grazie per aver condiviso questo momento televisivo e grazie del commento tecnico con la voce fuori campo. Appunto, siamo approdati su Schifano. Chissà quali poi sorprese ci riserverà la prossima trasmissione televisiva, appunto. Eccola qua. Schifano, opera numero 10. Ci torniamo perché quest'opera, come poche altre, voi sapete, non siamo soliti essere autoreferenziali oppure, come dire, non diamo dei messaggi che non poi corrispondono alla realtà, ma poche opere come questa è stata attenzionata, è stata richiesta. In pochi momenti abbiamo visto una ressa così forte per una singola opera proposta televisivamente. E lo si capisce poi perché intanto gli anni Ottanta, intanto Schifano, intanto le dimensioni, intanto la bellezza di questa cornice dipinta anch'essa e poi la vivacità di colori che offre Schifano su questo suo ennesimo capolavoro. Che dire dunque? Opera degli anni Ottanta con la Fondazione Max Schifano di Milano. Smalto e acrilico su tela e cornice dipinta, 87 per 1,17 m le dimensioni. Iniziando un po' la carrellata dei ringraziamenti, negli ultimi minuti non possiamo che citare i cameraman, ma anche chi da lontano supporta il format televisivo. Grazie a Riccardo, grazie a tutti voi che numerosi affollate condividendo la trasmissione, i canali telefonici e social. Ma chiedete informazioni e soprattutto anche regolate il rapporto, l'assetto contrattuale, come meglio si può fare d'intesa con la direzione artistica. Gigli d'acqua, Mario Schifano. Eccoli qua. Davvero bellissima, bellissima quest'opera. Andremo in differita domenica dalle 17 alle 19, se volete rivedere la trasmissione di oggi, magari perché comodamente a casa, oppure perché volete approfondire qualche aspetto in più ancora. E quando vedrete questa trasmissione significherà, insomma, che ancora potrete telefonare per quest'opera, salvo evidentemente che non siano poi state nel frattempo confermate da evidenti sostenitori di un qualche acquisto possibile. Ecco, opera numero 10, Mario Schifano. Sì, appunto, gli ultimi 10 minuti di trasmissione, torneremo poi a riparlarvi di Sironi e di Celada, Schiltian o Gentilini.
chiudendo poi la diretta televisiva che appunto potrete rivedere sempre di domenica dalle ore 17 alle ore 19. Ottimo. Intanto rimaniamo qualche minuto in più su Schifano. Chiamate se vi interessa. Le opere disponibili: Ugo Celada, composizione con frutta anni 40, un 60 per 70 di olio su compensato. Gregorio Schiltian, anni 40, un 60 per 80 di olio su tela. Mario Sironi, prima metà anni 40, un 60-70 di tecnica mista su tela, vedete? Poi, andando avanti, Gentilini, Franco Gentilini, la torretta di Savona, torretta Leon Pancaldo, 1963, 41 per 33. Le dimensioni, tecnica mista su tela. E allora vogliamo rimanere proprio sulla parete centrale per gestire il finale di questa trasmissione televisiva. E ecco qua, puntualissimi i nostri cameraman che non finiremo mai di ringraziare, perché insomma hanno fatto davvero un gran lavoro oggi e non è facile poi seguire anche i vari desiderata in diretta televisiva. Rimaniamo con queste inquadrature che ci fanno capire l'importanza di ciò che è andato in onda oggi. A destra Gentilini, a sinistra Gentilini, a destra Sironi. Con il commento tecnico del direttore abbiamo approfondito determinati e vari aspetti, ma su Sironi e su Gentilini in particolare vi abbiamo raccontato degli aneddoti, dei dettagli che pure vi aiuteranno a ponderare ancora meglio la scelta fra l'una o l'altra opera. In ogni caso, come dicevamo, sono a vostra disposizione altri autori, altre opere. Non c'è che chiedere, chiamare, perché si possono trovare evidentemente ulteriori spunti per rendere merito, onore alla vostra personalissima collezione. E queste sono le ultime inquadrature di questa trasmissione televisiva che abbiamo voluto curare
nel pomeriggio di oggi. Canale 123 del Digitale Terrestre, sabato dalle 17 alle 19, in differita domenica sempre dalle 17 alle 19. Sito internet realarte.it. Riccardo sta macinando centinaia e centinaia di chilometri, quindi vi può raggiungere qualora siate davvero interessati a visionare le opere. La conferma non è un acquisto, è un'opzione che vi garantirà di poter gestire in anteprima l'opera su altri. Abbiamo visto sfumare purtroppo tanti affari a causa di un'indecisione troppo prolungata dell'ultimo momento. Quindi intanto confermatela, accendete l'opzione, perché potrete essere in tal caso i primi a poter gestire l'eventuale acquisto. Ecco, questo vogliamo far capire ai nostri gentili telespettatori. E questo evidentemente possiamo e dobbiamo fare in questo periodo che pure è particolarmente difficile. Ma notiamo una ripartenza con e tramite l'arte. C'è una vivacità di scambi, di acquisti in quest'ultimo periodo che era semplicemente inimmaginabile. Rimaniamo con questa inquadratura, allora, qualche minuto, poi ci salutiamo. L'opera preferita da parte di chi ha selezionato il programma di oggi, questa qui, questa di Mario Sironi, ancora incredibilmente a vostra disposizione. Ci sono lì delle trattative che si stanno, trattative, insomma, dei rapporti, perché poi c'è poco sostanzialmente da trattare, no? Quasi fosse un qualcosa, ecco, di gestibile al ribasso, ma. Ecco, ci si viene incontro nella regolazione delle varie clausole, nelle tempistiche, nelle valutazioni, senza ombra di dubbio, e questo è sempre assolutamente possibile. Ma una più bella dell'altra, eccole qua, Gentilini e Sironi, Sironi e Gentilini. Ci piace salutare con queste inquadrature, con queste immagini i nostri amici, i nostri telespettatori. Grazie per questo approfondimento, grazie per questa condivisione. Chiamate numerosi, veniteci a trovare non appena possibile, fatevi venire a trovare con delle belle opere d'arte che potrete vedere da vicino e provare a vedere comodamente a casa vostra. Ce n'è la possibilità, quindi si può fare e potendolo fare, facciamolo. Ecco, tutto qua. Quindi un caro saluto, buon proseguimento, lascio ai cameraman il
diciamo, le briglie sciolte per gestire le ultime immagini a piacimento, soprattutto anche con qualche indicazione del mitico Riccardo che potrà dire dove bisogna andare a inquadrare per soddisfare le esigenze degli ultimi pervenuti, di coloro che per ultimi hanno scritto, domandato, chiesto, ecco, bussato alla porta di questa trasmissione televisiva. Un caro saluto a tutti. Grazie a Stefano e a Stefano, ai nostri cameraman. Bene.